Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di The Forest! Ok, ora ci sono. Dicevo, siamo su The Forest, cosa abbiamo fatto qua? Abbiamo fatto la nostra capannina, stiamo facendo l'effigie. Qua possiamo rompere sta roba? Yes! Non serve un tubo romperla perché noi siamo carichi e pieni di bastoncini! Allora, l'ultima volta abbiamo fatto un'esplorazione, stiamo affamati a bestia. Qua bastoncini siamo pieni. Io direi. Accendiamo qua e mangiamo, ragazzi. Soprattutto. E prima di tutto. Ok. Facciamo con la C. E rimettiamo il fuoco. E con la R. Dovremmo cuocere. Ma io direi di mangiarcene due. Poi, avevo una pentola io, giusto? Perché non si apre l'inventario? Sì, infatti ce l'ho. Andiamo a prendere un po' di acqua, così almeno la... Perché non me la prendi? Ok. C'è dei tasti strani sto gioco, eh. C per raccogliere la roba, la E non serve un tubo. Cioè, in realtà serve la E, però, vabbè. Ok. Allora, mandiamo. Beh, non è che ci abbia dato poi tantissimo, eh. Ok. Perché non mi fai più mangiare, scusa? Mi dai la E per mangiare? Grazie. Si è bruciata? Non lo so. Comunque noi facciamo ancora una volta. C'è un'altra a sto punto. Cosa c'ho questi 10 qua? Scusate ragazzi, prendo l'inventario. No, lui mi ha detto che c'ho delle robe, c'ho da bruciare, tipo. No, ma qua io non vedo niente. C'ho anche la torcia di plastica. No, io qua non vedo niente, in realtà. Quindi cos'è questa R? Ah, forse per fare i semi? Può darsi. Non saprei. Sì, perché c'ho dei fiori, tipo. Non so che cavolo. Forse per fare, tipo, i semi. Come faccio a mangiarlo? Dai, per favore, da mangiare. Eccola qua. Ok, vorrei anche bere, perché siamo setatissimi. Giusto? No. Non si beve, bene. Ah no, ma credo che adesso però col bere stiamo anche a posto. Perché non me lo fai riempire? Vai. Ok, riempi. E bolli. Ok. Guardate che possiamo bere anche da qua, giusto? Bene, siamo a posto. Allora ragazzi, vediamo un po' cosa possiamo fare. Apriamo il nostro libro. Perché da quello che ho capito io dobbiamo difenderci per fare delle trappole. Oggi niente esplorazione, ci dedichiamo al nostro rifugio per fare un po' di costruzione abusiva. Qui c'è l'essiccatoio, l'abbiamo già fatto. Il giardino mi ispira, eh. Porta bastoncini, porta tronchino, niente. Ah, fondamenta, possiamo anche fare la nostra casa personalizzata, tipo. Banco da lavoro. Cosa serve il banco da lavoro su The Forest, ragazzi? Lo sapete? Non saprei. Arredi. Trappole, trappole. Io mi farei una bella trappola a trabocchetto. Giusto? Anzi, guarda qua. Trappola con parete chiodata. Io mi farei questa. Trappola con parete chiodata. Dove la mettiamo? La metterei qua in difesa dove c'è l'effigie, qua, tipo, così. La ruotiamo per favore, tipo trappola trabocchetto, io voglio che scatti così. Questa trappola, no? Piazzala qua. Ok, cominciamo a costruirla, per favore. C'è un fottiglione di roba, ci manca anche la corda, ragazzi, adesso ce l'andiamo immediatamente a fare. Quindi. Ok, servono 4 tronchi che noi ce li abbiamo qua perché mi ricordo che avevo messo una scorta tipo di tronchi ma saranno despawnati quando ho ricaricato la partita, giusto? No, quanti ne servono i bastoni? 10. Quindi ce la facciamo. Eccolo lì. Niente, adesso andiamo a tagliare questi 4 tronchi e vediamo se riusciamo a fare almeno questa trappolaccia che
Se mi vengono ad attaccare almeno c'ho la trappolaccia. Vai. Vai. Abbattilo. Distruggilo. Abbiamo battuto, sì. Dammene 4 per favore, non è da 3. Ok. Mi ha dati giusti 4, quindi. Ok. Uno qua e uno qua. Perfetto. Siamo a posto, no? Come funziona? Ok, lì c'è il simbolino della morte, tipo. Quindi qua c'è la morte. Quindi quando io salgo su questo bastone qua, dovrei morire. Quindi non lo faccio. Qua servono delle mani, qua serve della roba che non ho. Bene. Queste qua, li tiriamo via così ci recuperiamo anche dei bastoni. Ok. Così almeno recuperiamo i bastoni che avevamo. No, scusate, posso togliere questo anche. Ok. Vale, vada. More bastoni. Comunque, tutte le volte che ricaricate la partita. Allora, trappola fatta. Tutte le volte che ricaricate la partita, dicevo. Ricompare tutta questa vegetazione. Quindi, se siete a corto di bastoni, basta. Ricaricare. E basta. Ok. Ma qua la nostra trappolozza, qua. In realtà, non so che cacchio serva sta roba. Perché, da quello che ho capito, non. Non ci vanno i pesci dentro, forse l'ho usata io nel modo sbagliato, ma non lo so. No, aspettate un attimo. C'è un pesce qua dentro. No, vabbè, entra ma esce anche, cioè non è che. Quindi non so che cavolo serve qua. Boh. Forse per metterci dentro i conigli, possibile? Boh. Non so come cavolo fare a catturarli vivi, quello problema. Perché qua c'è la nostra trappola, qua. Dei conigli, che tra l'altro scatta ma non prende un tubo. Perché non posso. Come? Mi manca il bastone? No, ce li ho i bastoni. Scusate. Ok. Ma dicevo scatta ma non prende niente. Boh. Vabbè. Ok. Ah, qua ci sono le nostre bacche blu, giusto? No, sono nere queste, via. Vabbè. Poi ragazzi, questo qua spawna ancora, comunque. Cos'è questo qua? Ah, c'è anche un affare di. Allora, combina qua. Perfetto, direi, ragazzi. Così ce lo prendiamo. Ok. Allora, detto questo, cosa dobbiamo fare noi? Adesso che abbiamo fatto la nostra casetta. E la nostra trappolozza qua. Direi di aprire il nostro inventario di crafting con la P. E ci andiamo anche a fare. Trappola ancora oscillante. Questa. Il tre. Cos'è? Trappola trabocchetto. Che non so che cavolo sia. Trappola trabocchetto. C'è un botto di roba. Trappola con corda oscillante. Trappola con corda. Cos'è sta roba? Proviamo a farcela, ragazzi. La facciamo vicino a questa. So che non so come cavolo dovrebbe scattare sta roba. Forse scatta così. Buh. Proviamo a piazzarla qua. Che se ne frega. Allora, serve sempre la corda. Quindi ci andiamo a fare un'altra corda. E però stavolta serve anche. A parte un mucchio di bastoni. No! Un mucchio di bastoni. Stavo già per morire male. Anche i tronchi. Giusto? Vediamo se me lo segna. Sì, servono anche i. Come cazzo si chiamano questi? Solo che ne servono ben 5. Vabbè, oggi ragazzi un po' di difese. Facciamoci un po' di difese, no? So che possiamo farci anche il muro per circondare la nostra base, però io vorrei fare una base un po' più, insomma, migliore. Ok, ne manca uno. Qua non abbiamo qualcosa per depositarli, sti cosi. No, vabbè, possiamo stare, tanto qua ci sono alberi a profusione. Tra l'altro io dopo manderei a fare la casa là. Su quella collinetta dove non c'è un tubo di niente. Tanto poi per venire a. Per
recuperare cibo possiamo sempre tornare qua. Anzi, io direi, ragazzi, quasi quasi di andarci in questo episodio. Adesso facciamo sta roba qua che sono curioso di vedere come funge. Un attimo. Questo via. G, drop, via. Ok. E cosa servono adesso i bastoni? I bastoncini. Vabbè, ce li abbiamo là, però ragazzi, diciamo che li raccogliamo, se ne frega. Guarda qua, tanto ci sono. Così almeno facciamo un altro po' di largo. Là, vai. Ok, allora quanti ne servono ancora di sti bastoni del cavolo? Per favore, please. Che cavolo? Perché me l'ha presa così, scusa? Ah, è una catapulta là! Ah, ok, allora non mi serviva qua. Come cazzo faccio ad uscire da sto posto? Con la C cosa serve? Con la C? R? Ah, con la C ci metto una pietra. Vediamo un po'. E? Ah, sì. Mamma mia! Ah, possiamo anche mirare dove ci pare? Sì, beh, non proprio. Beh, non è male sta cosa, però è fighissima. Ok. Quindi io posso metterci questo, posso metterci la molotov, posso metterci l'accetta, posso metterci i teschi, le ossa, il bengala. Vabbè, non era esattamente dove la volevo costruire, ma. Ok. Va benissimo. Allora, ragazzi, allora, ultimo crafting per oggi, perché ho deciso cosa andare a fare. E cioè sarà qualcosa che mi possa portare i tronconi di alberi, tipo la slitta. Slitta per tronchi, perfetto. Proprio questa mi serve. Servono altri bastoni, però. Ma no, piano. C'è bisogno di fare tutta sta fatica. Dammi sto bastone. Ok, ragazzi, e se vedete che faccio sto lavoro qua col mouse perché lo alzo, praticamente c'ho poco posto per muovermi e tocca sempre sollevarlo. Altrimenti dovrei aumentare la sensibilità. Esatto, proviamo ad aumentarla un po'. Però così è altissima. Vabbè, dai, ragazzi, proverò a stare il più fermo possibile. Ciao, coniglio, tu mi serviresti, però. Caccia la miseria. Ok, proviamo anche a tirare giù sto rametto qua. E adesso, ragazzi, facciamoci la casa quella. Perché ho visto che si può fare una casa proprio. A parte quella personalizzata che poi la faremo. La casetta quella di tronchi, tipo. O se no, adesso vediamo cosa fare, ragazzi. Vediamo cosa fare. Ma ci servono un botto, ne servono. Vabbè, sapete che vi dico, io li prendo da qua. Sti cazzi. Ok. Ok. Voilà. E questa cosa dei tronchi è fatta. Quindi noi prendiamoci i nostri tronchi. Adesso li dovremmo depositare qua, giusto? Sì, perfetto. E prendiamoci un po' di tronchi, ragazzi. Ne facciamo un po' e poi andiamo verso l'infinito e oltre. Anzi, prima direi di dormire anche perché si sta facendo abbastanza buio. E non vorrei partire col buio in realtà. Quindi io mi taglio un po' di tronchi qua. E poi andrò su quella collinetta là. E vedremo di farci la nostra casetta. Qua abbiamo catturato qualcosa. Tu sei un coniglio. Fantastico, fantastico, ragazzi. Abbiamo catturato il coniglio anche. Quindi, visto che abbiamo catturato il coniglio, quasi quasi un po' di coniglio, io me lo mangerei. Caro il mio coniglio, non pensare che io ti liberi. Perché non è vero. Vieni, Bunny Rabbit. Bunny Rabbit. Dammi una lancia. Lancia debole, equipaggia. Perché so che dovremmo cercare di ammazzarlo così. Il coniglio, esatto. Vai, prendi il coniglio. Ah, la pelliccia ci dà. Ma non ci dà anche la carne? Sì, ci dà anche la carne. No, che cavolo. Ma fa culo. Troppa sto coso. Accendiamo il fuoco perché voglio mangiare, ragazzi. Poi devo anche bere. Ma accendilo però. Oh, oh, oh.
Accendi il fuoco, please. Come te lo devo dire? In quale lingua? Ok. Turn on the fire. Si dice così? Non lo so. Diciamo, ma no, serve il coniglio. Il coniglio, please. Quindi coniglio. C. Ok, così intanto ce lo cuociamo. Qua abbiamo la pelliccia di coniglio, perfetto. Perfetto, ragazzi. Adesso ci mangiamo il nostro coniglietto. Vieni qua, coniglietto. Quando me lo cuoce. Ma no, lo sto aspettando, ragazzi, perché tanto è notte e so che tra poco andrò a dormire, quindi. Vai, magnatelo. Ah, vedi che però mi ha dato un botto. Mamma mia. Vai dentro. Si può dormire? Qua so che possiamo farci con la E. Vedete, però mi servono altri 4 conigli. Cioè, è un botto di roba, praticamente. No, posso salvare ma non posso dormire. Mi dice che mi serve ancora un botto di roba per dormire. Ho visto un deficiente che girava qua da queste parti, ma. Forse non so se vengono attirati dal fuoco o se vengono attirati da. Dov'è la morte qua? Ok, non vedo neanche un tubo, non vedo. Vabbè. Ah, mi manca il bastone. Avevo visto un tipo che si aggirava da queste parti. Comunque. Non si vede un cacchio di niente. Allora, equipaggiami la torcia. Ok, adesso vedo. Vai, vai, buttalo giù. E poi io butterei giù anche questo, ragazzi. Se ne frega. Così poi andiamo a dormire e cominciamo la costruzione della nostra casa. Ok, ragazzi, eccoci qua. È giorno. Sono andato a dormire, vedete. E c'è un po' di panico qua, ma vabbè. Dicevo, ho distrutto la mia gabbia di conigli perché ne ho preso anche un altro in realtà. Però avrei voluto rifarla e non la trovo più. Eccola qua. Ok. Puoi anche spegnere la torcia, sai, amico. Ma sì, dai, mettila qua. Ci sono i conigli. Ok, poi la faremo. Okay, non ho bastoni. Ok. Quindi ragazzi, prendiamo la nostra slitta di tronchi e andiamo lassù. Dove sei slitta di tronchi? Eccola qua. Vai! Ok. Avanti, avanti. E andiamo, io andrei su questa collinetta qua a farci casa. Anche qua può andare però. Però noi la faremo qua. Ancora sta torcia, toglila. Qua ci sono le valigie. Su questa altura qua io ci costruirei la casa, ragazzi. Sì. Quindi apriamo qua e facciamo casetta bella. Dove sei? Guarda qua. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, casetta bella. Girala. Direi di farla così. Sì, no, così no. Aspettate, così lo voglio fare. Ok. Proprio qua sull'orlo. Perfetto, ragazzi, guardate qua. Peccato che da questo lato qua non c'è una finestra, ma la finestra mi è utile per vedere se arriva qualcuno o non per vedere il panorama. Quindi prendiamoci i nostri tronchi, perché cazzo accendi sempre sta torcia? Adesso c'è la costa torcia. Ok.
Ok. Vai con la E. Vai così. Ok. Ok, credo ci vorrà un botto di tempo, ragazzi. Sul serio, sì. Ok. Ok. Ok, me ne servono altri 77, ragazzi. Ci vediamo quando li ho presi. Ok, ragazzi, sono qua. Sono praticamente circondato da bastardi. Però mi mancano gli ultimi. Come potete vedere, è anche arrivata notte. Quindi io direi di darci una mossa. Andare a fare sta roba. Salve, salve. No, 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 no. Fammi rompete le palle. Mi mancano sti tre tronchi e poi dovrei aver finito, eh. Non mi attaccate, non mi rompete i coglioni. Ok. Ok, in un giorno praticamente, ragazzi, ho fatto tutto. Dai, fammelo costruire, bastardo, fammelo costruire. Ok. Ah, a posto. Vai in casa. Ok. Ma venitemi a prendere, bastardi. Oh, mi vengono a prendere, sì. No. Mannaggia la troia. Ma mi prendono anche dentro la casa, sti qua. Oh, scusi signorina. Ma che vi urlate? Ma che ti urli te? Porca miseria! Non la volevo lanciare, scusate. Oh cavolo. Non volevo lanciare la lancia, mi scusi. No, ma non muoiono sti qua, eh. Manco per il rotto della cuffia che ci screpano questi. Piuttosto stanno qua a farsi infilzare a vita, guarda che roba. Io ci muoio qua. Però no. Sono io che ci muoio, mica loro. No, stai fermo. Là! No, vabbè, che sfiga è. Tra l'altro ho finito i bastoni, ragazzi, quindi all'arco non ho le frecce. Io vado fuori e gli do fuoco. Ma io vado fuori e gli do fuoco, ma che me frega. Metti bastoncino potenziato. Sto luce la puoi anche togliere, per favore. Vai di accendino. Questo con questo. Non me lo fa più. Questo con questo. Ah, vai. Però io adesso, ragazzi, tirerei una molotov, perché di sì. Non così! Ah, scappate, eh? Avete visto la molotov prepotente? Fuggi, fuggi. Hello? Va bene, comunque ragazzi, adesso noi dormiremo. Questi se ne sono andati, fortunatamente. Non riesco più a entrare in casa mia. Ok. Dormiremo. Quindi con la C si dorme, giusto? No, con la C si salva, con la Z si dorme. No, non si può dormire, a quanto pare. Non si può dormire, perché non dorme? Aiuto, ragazzi.
Questo non sta dormendo. Va bene, salveremo e noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Quindi fatemi sempre sapere la vostra, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di The Forest. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi.